Innanzitutto io penso che la regione avrebbe dovuto fare i tamponi a tappeto in tutte le scuole di ogni ordine e grado. Per quel che ci riguarda sono le scuole medie, sono circa 600 alunni per del Brusco, cosa che non ha fatto e che ci pare abbastanza assurdo. In secondo luogo avrebbe dovuto fare nelle strutture degli ex ospedali, oltre che Pisolo, Fanno, Urbino, e nelle case della salute, i vaccini, evitando gli spostamenti enormi su quei tre punti, Pisolo, Fanno, Urbino. Mi pare una cosa fuori da ogni buon senso. In terzo luogo, avrebbe dovuto interloquire con i medici, perché non possono essere i sindaci, perché i medici hanno una convenzione con la regione. Noi glielo chiediamo per cortesia, ma fanno un po' fatica. Noi qui abbiamo 30 medici, io spero che almeno una parte, una buona metà, diano la disponibilità, ma la dovrebbero dare la regione, perché è la regione che organizza i vaccini, non il comune. Farlo nella Casa della Salute di Montecchio è un'attenzione verso una popolazione di circa 50.000 abitanti, è buon senso, è nata apposta la Casa della Salute per dare tutte le risposte ai cittadini sulla tutela della loro salute, che viene al primo posto. Quindi continuiamo ad interloquire anche noi con i medici, però quello che dovrebbe essere è l'assessore regionale, la regione, che chiama i medici e che hanno la convenzione con la regione, con un ristoro abbastanza importante che la regione dà ai medici di medicina generale, per fare i vaccini o negli ambulatori o nella Casa della Salute, o l'uno e l'altro, perché molti medici alle persone più in difficoltà gli fanno anche, diciamo, il vaccino nel loro ambulatorio, cosa ovvia, perché quando c'era il vaccino dell'influenza tradizionale normale, tutti i medici lo facevano nel loro ambulatorio. La situazione contagi è fortemente diminuita, sono 59 ad oggi, rispetto ai 95 di una decina di giorni fa, e quindi se, come raccomandiamo sempre, diciamo, si evitano gli assembramenti finché non avranno fatto tutti a tambur battente tutti i vaccini, occorre che si evitino assembramenti, si mantiene la mascherina, si sta nelle distanze giuste e soprattutto si fa l'igienizzazione, cosa che bisognerebbe fare sempre nella vita, tenere in ordine, pulito, e lavarsi le mani più volte al giorno, per evitare contagi, ecco. Sperando che fra una mesata, poco più, si possa ritornare ad una situazione di normalità. Bisogna accelerare con i vaccini, fare in modo che tutti facciano i vaccini, nessuno escluso, perché è evidente che il vaccino ti consente di riprendere l'attività nella sua normalità, come eravamo più di un anno fa.